Buonasera amici grandi e piccini da Chef Gianino. Oggi ho portato il mio portafortuna, questo è un altro, è l'amico del mio quattro zampe Zorro. Stasera volevo proporvi un toast bruschetta gigante. Posiamo il bastone, gli ingredienti sono tre feste giganti di pane, dell'arrosto di tacchino, della mozzarella, dell'insalata, del formaggio a fette, della pancetta, due uova, della maionese, olio, sale, pepe. Procediamo! Tre fette grandi, prendiamo un bicchiere, andiamo sulla fetta, cerchiamo di fare un cerchio. Uno, perfetto, e due. Perfetto ragazzi, prendiamo, mettiamola da parte. A questo punto procediamo, un filo d'olio. Spennelliamo. Mamma mia, una bruschetta toast gigante. Sale, arrosto di tacchino, e voilà, e voilà, voilà. Arrosto di tacchino, l'abbiamo steso. A questo punto ci mettiamo delle patatine fritte tagliate fini. Mamma mia, Chef Giannino, com'è sostanzioso questo piatto. Perfetto. Mamma mia, Chef Faustina, guarda. Poi ci prendiamo del formaggio a fette, una e due. Ci aggiungiamo un po' di mozzarellina. Un po' di mozzarellina, un po' di insalatina, un po' di insalatina varia, che dà la freschezza. A questo punto ci prendiamo la maionese, ci mettiamo un po' di maionese, perfetto, la stendiamo, la spennelliamo un attimo. Bene, maionese a posto. Prendiamo l'altra fetta, la adagiamo sopra, premiamo e ripartiamo con un filo d'olio. Perfetto, Chef Giannino, spennelliamo. Modello pittore. Mamma mia, che spettacolo, che spettacolo. A questo punto ci mettiamo maionese. Ancora di pennello, Chef Giannino, vai. Tutto bello, tutto, vai, vai tranquillo, va che buono, c'è Giannino, ci siamo. A questo punto, visto che il tacchino è magro, Chef Giannino ha pensato di metterci un po' di bella pancetta, una bella pancetta che c'ha un po' di grassino, che si scioglie, che è buono, e voilà, Chef Giannino ha messo la pancetta. Ci mettiamo un po' di mozzarella. Mozzarellina, mozzarellina un po' dappertutto. Mamma mia, che spettacolo, Chef Giannino. Cosa fa Chef Giannino? Ragazzi, seguitemi. Bene, la mozzarella l'abbiamo messa. Ci mettiamo ancora un po' di insalatina. Gli diamo un po' di colore, un po' di verde. Buonissimo. Ci mettiamo un filino d'olio. Mamma mia, che spettacolo che ha fatto Chef Giannino. A questo punto prendiamo la fetta che abbiamo bucato col bicchiere. La adagiamo sopra. Mamma mia. La fetta adagiata. Maionese. E vai ancora di pennello. Stasera il pennello si usa, ragazzi. Non volevo fare un'altra battuta. Andiamo. Vai, Chef Giannino. Mamma mia, che è buono, come è buono. A questo punto cosa facciamo? Ci prendiamo un uovo. E voilà. Ecco cosa servono i buchi. Ce lo adagiamo. Uno. E due. Sopra l'insalatina, così. Mamma mia, che spettacolo, Chef Giannino. Che spettacolo, Chef Giannino. Ci prendiamo adesso un po' di mozzarellina.
Mamma mia com'è buono! Ci mettiamo un po' di parmigiano reggiano, bruschetta toast gigante di Chef Giannino, un po' di sale, un po' di pepe, e per finire ci mettiamo anche un po' di prezzemolo. Diamo colore, facciamo il praticello, il praticello, facciamo il prato verde. Bene, abbiamo messo in una teglia da forno, guardate che bello, c'è Postina, riprende, gli mettiamo un filino d'olio e voilà, forno caldo, 200 gradi, 15 minuti, a dopo, infilia, guarda qua, qua che bello, guarda Chef Giannino, nuovo spettacolo, in forno ragazzi, a dopo. Bene, ci siamo, la bruschetta toast gigante di Chef Giannino è pronto. Che spettacolo, che spettacolo! Mettiamola qua, Faustina! Perfetto, chiudiamo il forno! Mamma mia! Togliamo i guanti, che scotta! Mamma mia, guardate che spettacolo, Chef Giannino! Che spettacolo che ha fatto Chef Giannino! Mamma mia, la devo provare, Chef Giannino! Guardate che bella, la croccantezza, guardate! La mozzarella che si è fusa! La tagliamo? La tagliamo, ok. Mamma mia, quanto è buono! Buonissimo, Chef Giannino! Ci prendiamo un bel piatto, ci prendiamo la nostra paletta. Guardate che croccante, guardate, guardate la mozzarella, il formaggio, guardate che buono. Ragazzi, non mi resta mo che assaggiarlo. Guardate, Chef Faustina, riprendi. Vi ringrazio a tutti. A questo punto, Chef Giannino, vi auguro a tutti una buona serata, seguitemi, cliccate sulla campanella, un ringraziamento a tutti i miei iscritti. Adesso però volevo farvi salutare, come vi ho detto all'inizio, dal mio bambino. Lui si chiama Zorro e lui è il suo amico, questo per i bambini. Ciao a tutti ragazzi, vi voglio bene, un abbraccio.